Un saluto a tutti, io sono Francesco Furbetta, il chirurgo che dirige il centro di eccellenza della malattia dell'obesità presso la clinica Leonardo di Sovigliana, Vinci, in provincia di Firenze. Oggi sono qui col mio aiuto di chirurgia, con la mia ferrista, proprio anche a testimoniare che il chirurgo da solo non risolve nulla nei confronti della malattia dell'obesità. Essendo un centro di eccellenza, mi sono sentito in dovere e dico: ma cosa significa essere eccellenza? Eccellenza significa che tu devi mettere a disposizione di tutti coloro che si occupano di malattia dell'obesità il tuo bagaglio culturale, il tuo modo di lavorare, e ci deve essere l'umiltà di capire che insieme a me ci saranno tanti altri centri di eccellenza che mostreranno come loro trattano la malattia dell'obesità. Ed è proprio dal confronto che deve nascere il miglior risultato per affinare le nostre metodologie, le nostre tecniche e ottenere la salute dei nostri pazienti. Ecco, allora partiamo dal percorso di cura, perché io non parlo di un intervento chirurgico. I nostri pazienti vengono affrontati e gestiti dal gruppo interdisciplinare, dove il gruppo della rieducazione motoria, della rieducazione alimentare e la nostra psicologa si prendono in carico le difficoltà dei nostri pazienti e iniziano un percorso indispensabile per poter accedere eventualmente a una procedura chirurgica che ci permette di selezionare, di indicare le procedure più utili per quel determinato paziente, evitando trattamento in eccesso e riducendo i rischi. Poi arriviamo alla sala operatoria, che è il punto critico e cruciale per una patologia che trova oggi nella soluzione chirurgica la soluzione che dà i migliori risultati. Ma questa soluzione chirurgica non potrà essere in futuro la migliore, perché la malattia dell'obesità è una malattia comportamentale e quindi tutto ciò che noi facciamo a livello dell'apparato digerente, che non è la sede di malattia, si dovrà confrontare col comportamento del paziente. Ma proprio in questa ottica io utilizzo procedure che siano minimamente invasive, regolabili, reversibili e in maniera sequenziale, in maniera che si possa ottenere il miglior risultato con le procedure più indicate per ogni specifico paziente. Bendaggio gastrico, bypass funzionale, bypass di sicurezza, metodiche da me messe a punto e utilizzate nei nostri pazienti non precludono tuttavia altre soluzioni quando il paziente lo richiedesse per specifiche caratteristiche. La sala operatoria è anche un punto in cui noi dobbiamo mettere a frutto la tecnologia. Mettere a frutto la tecnologia riguarda due punti di vista. Uno, che dobbiamo utilizzare i nostri presidi anche nel rispetto dell'ambiente. Bisogna che noi diamo delle linee guida affinché ciò che può essere evitato nell'inquinamento lo sia realmente. A volte strumenti poliuso funzionano molto meglio dei monouso. L'altro aspetto è quello che vorrei segnalare, che oggi l'endoscopia non può mancare in un centro che fa chirurgia dell'obesità e dovrebbe essere gestita idealmente da chirurghi endoscopisti, perché hanno il polso della situazione e possono meglio capire dove arrivare in endoscopia e dove arrivare in laparoscopia. E questo è quello che mi auguro che venga portato avanti in futuro, sapendo che anche che la chirurgia endoluminale potrà avere uno sbocco molto rilevante e quindi è ovvio che debba essere nelle mani dei chirurghi. Per ultimo vi parlo dell'ultimo nato, che è IOT. IOT è una mia ideazione e rappresenta l'acronimo del gruppo interdisciplinare che si occupa della malattia dell'obesità. E in inglese IOT vuol dire proprio ce l'ho, l'ho preso. Questo ce l'ho vuol dire che lì ho racchiuso il mio modo di lavorare con i pazienti obesi, che è una piattaforma informatica che pertanto fornisce ai nostri pazienti uno strumento di confronto per poter sapere come si stanno comportando, per poter avere attraverso applicazioni delle soluzioni e dei consigli, e inoltre amplia quel noi che vi dicevo del gruppo interdisciplinare anche a tutti i medici che già seguivano i pazienti obesi e che possono continuare a seguirli con una continuità di cura che permette la sicurezza,
dei nostri pazienti. E per ultimo voglio dire che inoltre questo iGOT ci consente di avere il polso della situazione, di verificare i nostri risultati a distanza, perché si interfaccia con i registri nazionali e internazionali, perché porta e riporta il follow up indispensabile, che è l'unica misura della bontà dei trattamenti che noi facciamo ai nostri pazienti. Questa è l'eccellenza, avere il seguito di quello che succede ai nostri pazienti una volta che li abbiamo operati. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caro saluto insieme ai miei collaboratori.